tanti, fin quando li metti sui banchi. Subiamo ritagli da bravi sarti, finiamo per essere stanchi. Dovremmo stare in branchi invece di stare nei greggi. Dovremmo capire gli sbagli al posto di seguire le leggi. Come uomo eretto ti regge, un altro uomo ha già letto che legge. Nuovo non buono, cibo che mangi, mentre io lotto sa letto che leggi. Me ne fotto bro, il sistema che ami che fotterò. Anche se taglio il mio foglio so, un origami farò e vincerò. La vita come una matita che imprime ogni esperienza. Buongiorno a tutti, benvenuti nella puntata numero 23 di Reset Breakdown. In che mondo vivo? Questa puntata non parlerà di storia, bensì di architettura, geometria sacra, urbanistica, geoingegneria e Google Maps. Va bene, ci sono delle cose che mi sono saltate all'occhio mentre facevo delle ricerche e volevo condividerle con voi. Quindi iniziamo con il fatto che io questa ricerca la stavo facendo su Astana. Quando inizio a vedere tutte queste strutture rinascimentali, no? Romane, questi edifici romani, anche prima. E quindi l'Arco di Trionfo. Guardo l'Arco di Trionfo e penso, è questo che ci fa ad Astana? Poi, siccome io su Astana stavo cercando dati su questo giardino con geometrie sacre, la serpentina resistenza termica e questa simulazione, non lo so, di cosmologia, non lo so, ma è veramente una struttura, un disegno complesso ed è vicino all'Arco di Trionfo. Quindi, mentre cercavo cose su Astana, ho iniziato a pensare a questi Archi di Trionfo, a parte pensare che sono pseudoportali più probabilmente calamite invertite o qualcosa che di nuovo ha a che fare con l'energia, no? Con la propagazione d'energia. Quindi perché si trova vicino a questo giardino con geometria sacra? E poi ho pensato, e tutti gli altri? Andiamo a vedere. Arco di Adriano lo troviamo qui, e qui troviamo il teatro di Dioniso, di nuovo un altoparlante, una di queste strutture tipo arena, circo, diffusore, no? Arco della Pace di Milano, arena sportiva. Arco di Traiano, teatro di Timgad. Poi con tutti questi mini blocchi quadrati che mi sembrano i più... Intanto abbiamo visto la serpentina e il propagatore di calore, il radiante, che ha la stessa struttura di molti pavimenti o strutture in cattedrali o strutture che troviamo enormi nel pianeta Terra, come quelle che vi ho fatto vedere. A parte i giardini, poi ne vedremo altre enormi. E il fatto che sembrano tutte schede madri questi edifici, no? Queste architetture così ben costruite con queste celle una a fianco all'altra modulari e poi questi grandi cerchi, sfere con questi disegni con geometria sacra o sono più semplicemente dei circuiti ben pensati. Quindi andiamo avanti perché non voglio dilagare adesso, divagare, perdonatemi. Andiamo avanti, l'Arco di Traiano l'abbiamo visto, Parigi, no? Arco di Trionfo di Parigi, andiamo avanti in via Wagram, avenida di Wagram, non so come si dice, no, non andiamo, sì, qua, e troviamo questo edificio, questa struttura architettonica, che se andiamo più da vicino, vediamo che ha di nuovo una struttura tipo il Colosseo, tipo i circhi, tipo queste torri con colonne, guarda, poi gli hanno cambiato l'architettura, gli hanno costruito addosso, questa era una struttura antica, sicuro, ed è di nuovo un cerchio, una circonferenza, con disegni modulari, no? Sembra un'altra geometria sacra. Andiamo avanti perché sono tutti simili, hanno tutti vicino queste cose qua. Arco di Trionfo di Barcellona, di nuovo, questo giardino con geometria sacra del Parco della Cittadella. Tetuan, pure Piazza Tetuan c'ha una forma circolare con geometria sacra.
Porta di Brandeburgo dov'è? Porta di Brandeburgo. Grober Stern, di nuovo questa super rotonda. E non solo, io nella Porta di Brandeburgo avevo trovato un'altra struttura, ma questa qui è un semicerchio di nuovo con... guardate. Cioè, ci sono delle geometrie sacre poi nascoste nella, nell'urbanistica, ma secondo me ci sono sempre state e ci hanno costruito addosso. E se gli faccio lo zoom, io qua ho perso dati perché ne avevo altre da farvi vedere. Andiamo avanti, Bucarest, Arco di Trionfo di Bucarest. Il parco Erastro, non so come si chiama. Il Rome Expo, che è di nuovo una struttura con cerchio con, in una circonferenza con geometria sacra, è una struttura modulare dei disegni che si ripetono. Dijon, Dijone, Arco di Trionfo di Dijon, Dijon, Giardino d'Arzi, di nuovo una struttura e l'altro giardino con geometria sacra, questi disegni strani vicino all'Arco di Trionfo. Secondo me è una struttura da capire, cioè non è solo l'Arco di Trionfo, queste cose sono connesse, penso io, non lo so. Arco di Firenze, dov'è l'Arco di Trionfo? Porta San Gallo e il mercato contadino, che sembra un lingam, guardate, guardate il mercato, sembra un lingam, che poi vi ricordate Praven Mohan che vi parlava di come si canalizza l'energia con i lingam indiani. Va bene, non so se lo vedete qui, vicino all'Arco di Trionfo, una struttura rotonda, aperta, come un lingam. Dov'è il lingam? I lingam sono questi. Guardate, è che è proprio uguale, no? Questi canalizzano energia e creano movimento, per quello si parla di energia femminile, maschile, negativa e positiva. Questa è energia, non è energia sessuale. Andiamo avanti, non mi voglio perdere, questo era Firenze. Gerasa, Gerasa, dov'è? Arco di Adriano a Gerasa, è qua, Teatro Sud. Di nuovo, andiamo avanti, Lisbona, Piazza del Commercio. Poi andatevi a vedere tutto quello che vi sto dicendo, sono archi, Archi di Trionfo, Piazza del Commercio e questa Accademia Nazionale con di nuovo questo disegno serpentoide con geometria sacra, circolare. Londra, Arco di Wellington, Giardino Sacro, che non mi ricordo come si chiama questo, io non gli ho fatto bene lo screenshot. Di nuovo Boy and Dolphin Fontana, e qua di nuovo avevo un'altra foto ma l'ho persa, perché di Londra ne avevo due per farvi vedere lo zoom, l'ho persa. Andiamo avanti perché tanto di esempi ne ho tantissimi. Milano, Arco della Pace, l'Arena, già l'abbiamo vista. Ma poi Parco Sempione con un altro giardino con disegni con geometrie sacre, Mosca. Arco di Trionfo, Poklonaya Hill, questa cosa strana qua. Di nuovo, questi sembrano marchingegni. Non credo che sia stata l'urbanistica a voler costruire questo per la comodità dell'uomo. Sembrano, come vi ho detto, più circuiti. Sembra che le nostre città siano piccole schede madri. Milano, Mosca, l'abbiamo visto. New York di nuovo. Arco di Washington, Washington Square Park. Orange, Arco di Trionfo di Orange, questa struttura qua. Parco della Collina, sempre parco poi. Parigi di nuovo l'abbiamo visto, Arco di Trionfo con la stessa struttura dentro, stesso è una struttura strana, circolare, con geometrie che si ripetono. I giardini di Tuileries, o non so come leggerlo, io non sono molto bravo, odio il francese. Patuchai, monumento di Patuchai. E questa struttura qua, questa formazione naturale, forse è un lago di quelli che vi dicono che sono laghi che non lo sono,
Porta dell'India, il National War Memorial e lo Shivaji Memorial. Cioè, che sono queste cose? Dai, non mi prendere per il culo. Questi sono, noi viviamo in un circuito, guarda la struttura esagonale. No. Dai. È troppo strano, sembra che viviamo in un circuito. Porta Napoli, Lecce, Porta Napoli, giardini pubblici, Giuseppe Garibaldi con quest'altro disegno con geometria sacra, sempre tipo serpentina. Porta Ticinese, Milano con un'arena qua. Pyongyang, arco di trionfo di Pyongyang, arena di nuovo. Poi con il super cazzoide qua, la struttura fallica piramidale enorme. Questo è da vedere, comunque io dicevo qua. Il Poton Gate, di nuovo. A Pyongyang ha a fianco questa struttura qui. Poi Roma, Costantino, Arco di Costantino, Colosseo, Settinio, Severo, Campidoglio, sempre associato a una struttura con geometria sacra, l'Arco di Trionfo. A me non mi sembra. Poi guardate questa chicca, a parte che negli scritti antichi si dice che il serpente arrivò sul Tevere e si impossessò di Roma, no? E se guardi il Tevere sembra proprio un serpente, né? Andiamo avanti. Noi abbiamo visto l'arco di Settimio Severo, Tarragona, arco di Berà, di nuovo l'arena qua. E poi per finire volevo farvi vedere, non è un arco di trionfo ma è comunque una porta dorata, sì, è un arco, diciamo, questo qua, la porta dorata di Vladimir. Volevo farvi vedere che ho notato una cosa: questa porta murata, che cantina non è, quindi non è neanche il riflesso di una finestra come queste, perché queste hanno questa estrusione tubolare, non so come dirlo, questo arco estruso, questo invece è incavato. E io penso che l'edificio non finisca qua ma sia molto più profondo. Perché? Perché questa struttura con un arco incavato in un arco incavato la vediamo di nuovo qua. Quindi questo sarà un altro livello, un altro disegno su livelli. Lo ipotizzo, io ipotizzo questa cosa qua. Vedete? Non, questa non è che è un disegno architettonico, io ho studiato architettura 9 anni, l'ho applicata altri 9 o 10. Questo a che serve? Cioè, per abbellimento, in un periodo che già devi spiegare come possano costruire edifici così, che non è possibile, o almeno per noi non abbiamo tecnologie e non possiamo spiegarlo con la storia che ci hanno raccontato, e tu poi ti trovi queste incongruenze, che sono queste cose qua? No, mi sembra più un altro livello tappato, chiuso, perché non è estrusione, questo è come incavo, come si dice. E gli avranno ricostruito le scale, quant'altro, avranno fatto delle modifiche, avranno murato l'esterno per fargli cambiare un po' la forma come hanno fatto con tanti edifici, però questa cosa qua secondo me è il principio di altri livelli, non so. Così io penso queste cose, guardate qua, è molto simile. Poi l'edificio che c'è a fianco, no? Guardate l'edificio che c'è a fianco. Questa porta. Che cazzo me l'hanno messa a fare qua? Poi salti e cadi. Quindi questo edificio di nuovo gli hanno rifatto le fondamenta e l'hanno cambiato. Molto probabilmente non erano porte se non archi, e forse questo edificio di nuovo a fianco dell'arco, come si chiamava, di Vladimiro, della porta di Vladimiro, è più profondo, perché questa non era una porta, non se no perché non mi hai fatto le scale qua? Ok, dettagli per la rete che tu girando li scopri, ma andiamo avanti che ce ne ho tantissimi. Phoenix, le domande a caso, organizza per nombre. I cerchi, intanto queste coltivazioni a Phoenix, no? Nel deserto, vicino al deserto. Che sono? Che sono queste coltivazioni qua, super serpentinoidi, tipo la serpentina elettrica? E il quadricolato che contraddistingue tutte queste città americane, come hanno potuto farlo così perfetto? Ma continuiamo ad andare nei cerchi, nelle serpentine, vediamo queste forme che troviamo guardando l'America dall'alto, da Google Map. Cioè, questo, no? Perché continua a sembrarmi circuiti elettrici a me?
e questi campi che hanno queste cose qua che sono tipo serpentine. Va bene, tu puoi dirmi un sistema di coltivazione, però dai, cioè, devi essere un architetto coltivatore, porco due. E cioè, no? Secondo me hanno altri scopi, magari è stata insegnata la tecnica per altri usi occulti. Non so, guarda qua, queste città, questi paesi, questi borghi, perché hanno queste strutture geometriche nel mondo? I labirinti questi. Fenix, come è nata Fenix? Fenix, le origini di Fenix, qua racconta che Fenix è nata nel 1848. Tu nel 1848 mi fai strutture con queste precisioni qua, con queste strutture quadricolate, non so, che mi sembrano una scheda madre a me. Di nuovo, no? Io volevo fare delle ricerche più spinte su questi tipi di coltivazione e queste figure geometriche che trovo costantemente in America. Guardate qua, ma sembrano proprio collocate giuste. Poi quell'altra cosa che vi ho fatto vedere, dov'è? Questo, il granchio. Cosa, perché si sono circuiti? Mi sembrano a me che sono messi apposta. Poi, il deserto, un sistema energetico, un impianto energetico, questo qui non lo voglio nominare, anche se lo faccio solo per ricerca, non parlo di loro perché non è la mia intenzione, ma guardate la forma di questi sistemi di che generano energia con pannelli solari, suppongo, ma di nuovo una struttura che la favorisce, che è di nuovo sta serpentina. Poi fai lo zoom in queste centrali, c'hanno tutta la sfiammata energetica che, a parte essere curiosa, guardate, no? Sembrano di nuovo schede madri queste qua. Quindi non ho capito perché la nostra terra non potrebbe essere un'enorme scheda madre. E no? Cioè, spieghiamoci, e sembra che abbiamo la stessa funzione. Poi la Death Valley. Death Valley, organizziamo per nome. La Death Valley, nel Nevada, nella Death Valley, cosa ho trovato qua? Lowens Lake. Ok, guardiamo delle stranezze nel Lowens Lake. Ci sono queste pallette qua. Se facciamo zoom, che sono queste cose qua? No, in un lago vuoto. Queste figure, queste le ha fatte la natura, il dito della natura, no, non lo so. Sono impronte, sembrano impronte digitali, però saranno un'altra cosa, ma non sono naturali, mi sembra una cosa stranissima. Poi Pyramid Lake, qualcuno conosce la Pyramid Lake? Sempre in quella zona d'America. È un lago con una piramide, con una piramide murata, con una struttura che sì, che sembra una struttura, perché vedete si ripetono dei patroni, come si dice, dei pattern. Poi c'è questa doppia base, questa, questo taglio, e riparte qui l'edificio. Questo deve essere un edificio, perché se lo vediamo in alcune angolazioni, guarda qua, sembra una cupola asfalcemente piena di fango, capito? Non so, ma questa è una struttura. Guardate qua la Pyramid Lake, che si trova, no, nella qua, no, scusate, la Pyramid Island. Poi la Pyramid Lake, Crowder Mountain. Che sono queste cose qua? Cioè, io ci perdo il giorno a cercare su Google Maps, poi ti trovi se... Che sono queste cose qua? Formazioni naturali? Fissatevi, fissatevi. Ottagoni. Non la sfera qua, il cerchio, nel cerchio, la ciambella. L'ottagono qua. Guarda, ottagono. Ottagono. Poi si vedono benissimo. Ottagono. Porca pottagono, guarda, ottagono, guarda, qui, qua, ottagono, e che sono solo camuffati poi, non so, non so, è da investigare, la terra è un terreno artificiale, super ben studiato.
andiamo a finire con la chicca della chicca. Organizziamo per nome, speriamo di farlo bene. Intanto le Isole Gambier. Isole Gambier sono una struttura nel Pacifico, perché io poi ho pensato, andiamo a cercare un po' di cose nel Pacifico, no? Vediamo che cosa c'è nel Pacifico, che è questo oceano che sembra che qualche centinaio d'anni fa non ci fosse, non se ne parlasse, non ci fosse nemmeno sulle mappe. E allora vediamo queste Isole Gambier, che sono delle isole che sono tipo recintate da una struttura corallina, tipo una barriera che sembra tipo delle mura di cinta, no? Beh, le cose strane a me delle Isole Gambier che mi hanno fatto pensare sono... Allora, andiamo avanti. Cominciamo con... L'unica isola abitata delle Isole Gambier è Mangareva. E allora, perché a Taravai e a Akamaru ci sono due chiese, se non c'è nessuno, che sono tra l'altro di stile tartaro fenicio, anche se murate, tappate. Queste non sono chiese fatte in due secondi con la colonnina qua, è sempre solo sporca e dipinta di bianco, ma io vorrei vederla allo stato originale. E poi l'altra è quella di Taravai, una cattedrale, San Gabriel, una chiesa, non so come si chiama. E di nuovo qua c'è, cioè, il super lavorata, solo poi dipinta di bianco, un po' cementata, non lo so, le cambiano la forma, le strutture, ma che ci fa questa su un'isola con dove non c'è nessuno? Poi dovete sapere che Gambier è stata scoperta ai finali del 1700, quando sono arrivati missionari cattolici, hanno eliminato la loro religione e sostituito tutti i loro idoli con il Dio, con il cristianesimo, e costruito un'isola di 2000 persone, una chiesa di 2000 persone, per un'isola che era popolata da 2000 persone. Cioè, li prendiamo tutti e li convertiamo. E prima loro, prima del cristianesimo, questi facevano culto a una divinità che si chiama... Dov'è? Non so se l'ho messo qua. C'è un culto di una divinità di cui nemmeno si parla. È peccato che non gli ho fatto uno screenshot. Comunque, questa divinità solo la trovi descritta in un racconto della Marvel assurdo, che è di nuovo tema di Ashke Pendilins. Cioè, qua c'è una cosa strana, poi il finale a sorpresa. Perché dicono che queste isole si chiamino Atalon? Atalon è un Atalon, che dicono che siano formazioni di coralli da depressioni vulcaniche o qualcosa del genere, cioè sprofonda l'isola dalla bocca di un vulcano, sprofonda la bocca, no? E si forma tipo questa barriera esterna e dentro spuntano le isole. Ma quale cazzata, questa l'ha detta Darwin. Questa è la teoria degli Atalon, secondo Darwin. Questa è la cazzata di Darwin. Si forma l'Atalon, no? E a voi non sembra più però un tronco di un albero bucato, quindi morto, folgorato, come li vediamo in natura? E loro ho ragione di dire io che sì che ci sono tantissimi alberi giganti sparsi sulla terra che addirittura sono isole. Guardate questa rappresentazione di arte con resina epossidica e strutture che riproducono, no, la vita. Ed è proprio quello che vediamo delle isole Gambier, scusate, e tutte queste isole così Atalon del Pacifico. Cioè, la barriera corallina, che altro non è che l'esterno della corteccia di un albero morto, di un tronco, e dentro quello che si è riempito con l'alluvione, con il diluvio, sì, e si è creata una vita, acqua fuori e acqua dentro. Questa è la mia teoria,
visto che poi di nuovo le isole sono state scoperte e cancellata la storia delle isole dai cristiani, no? Vediamo un momento altri Atalon, altre isole come le Gambie, sono altre formazioni uguali. Guardate quante ce ne sono nel Pacifico. È pienissimo, guardate a Talou, Niau, delle isole Palliser. Cioè, che strano, no? Mataiba. E allora questo non vi sembra un albero visto dall'alto, un tronco bucato di un albero visto dall'alto, altro che teoria di Darwin, che ha inventato questa teoria, dovete saperlo, nello stesso viaggio sulla barca che è durato mesi, su cui ha cacciato fuori di pure la teoria dell'evoluzione, e viaggiava un altro massonazzo, Ashkeren Pendelin, che mi pare che cacciò fuori una teoria sulle temperature, barometri, non mi ricordo, sulla pressione atmosferica, qualcosa del genere. Cioè, questi sono fatti il viaggio d'organizzazione dell'addottrinamento mondiale. Finale a sorpresa, la teoria di Darwin è stata migliorata sulla formazione di queste strane isole dall'istituto VOI, che l'istituto si chiama VOI ed è l'istituto di oceanografica Woods Hole, che vuol dire istituto oceanografica buchi di legno o buco nel legno, cioè ci prendono proprio per il culo. Fondazione finanziata da Rockefeller, buchi di legno, buchi nell'albero, con questo logo che è pure chi rappresenta in maniera grafica questo buco, con la corteccia attorno dell'albero. Se vuoi, in maniera grafica lo possiamo interpretare, ok, con l'isolotto dentro, la microvita che si è formata, e forse arrivo ad azzardare pure che il nostro pianeta, il nostro recinto, forse davvero è poggiato su un enorme come in The Killer, come nella mitologia nordica. Ci vediamo nella prossima puntata. Hasta luego, Lucas. Sto meglio se vedo che fa quel che voglio, lo prendo, lo piego, lo lancio, lo immondo. Siamo come aeroplanini di carte, prima o poi questo mondo si sa finirà. Sono come un soldatino a distanza che guarda e canta la verità. E Dio mi illumina.